Davide Cossu, ex proprietario del Caffè dei Pazzi, bar nella centralissima Piazza dei Mercati e di Alghero, tu e tua moglie avete preso la decisione di lasciare Alghero e quindi la Sardegna e di trasferirvi a Londra, non perché le cose stessero andando male, ma quali sono i veri motivi? No, no, il bar andava bene, il bar va bene, anzi vi invito ad andarci, ci sono i nuovi proprietari. Il bar va bene, ci piace anche il nostro bar, è che dopo 4 anni di batoste abbiamo deciso che basta così, abbiamo deciso che non era più possibile, non c'è ordine pubblico, non c'è pulizia, nessuno ti segue, non ti danno retta, abbiamo provato, basta. Alla base di questa decisione c'è un'aggressione che hai subito, atti vandalici? Sì. Atti vandalici, lo spaccio continuo di droga in Piazza dei Mercati, il fatto che è completamente abbandonata. Stanotte stesso ci hanno sfasciato le vetrate ai nuovi proprietari e gli hanno rubato il cassetto della cassa, ma domenica scorsa c'è stata un'aggressione a una ragazza, forse minorenne. Se non la vogliono controllare, la lasciano così in mano ai drogati. Ma secondo te c'è sotto qualcosa oppure si tratta proprio di una ragazzata? No, no, è proprio che è una polveriera e che ci fanno stare 70, 80, 90 ragazzi tutti i giorni, 200 nel fine settimana, lo sanno che sono tutti drogati e se non li vogliono controllare li lasciano lì per forza, poi alla fine succedono i disastri. Avevate paura? All'ultimo sicuramente sì, sicuramente gli ultimi 5 mesi dopo l'aggressione mia moglie non ha più voluto chiudere. Speriamo solamente che l'amministrazione provveda a rimettere in sesto la piazza, la fontana in primis che è uno schifo, che si inizi a pulirla questa benedetta piazza e non si lasci solamente ai nuovi proprietari come abbiamo fatto noi per 4 anni la pulizia della piazza, ma soprattutto che i vigili urbani in primis che non si sono mai visti, carabinieri e polizia, inizino a fare qualcosa perché si possa lavorare in sicurezza, perché si possa vivere in sicurezza al centro di Alghero.